Quasi tutti gli scrittori che noi abbiamo, antologizzato, che abbiamo riportato, sono scrittori ignoti ai più, talmente ignoti che la gran parte di loro, cioè il 95%, sono del tutto inesistenti. E quindi se non sono ignoti loro, non vedo chi altro. Comunque anche quel 5% che è scrittore esistente, e gli spettatori sono invitati a indovinarlo, beh, non è che sia poi così famoso, tant'è vero che indovinarlo non è così facile. È stato complesso poco, è stato divertente molto. È nato per caso, nel senso che per caso abbiamo cominciato a scrivere un'antologia, no, non sapevamo che era un'antologia, a scrivere una biografia di un autore che non esisteva e poi anche le opere di quell'autore. Poi, per non essere da meno, visto che aveva cominciato il maestro, io per non essere da meno ne ho fatta un'altra, e poi un'altra l'ha fatta lui, un'altra l'ho fatta io, alla fine ci siamo accorti che erano un bel po' gli autori e quindi abbiamo deciso di proporla come un'antologia. E come diceva giustamente Paolo prima, visto che 19 sono inventati e uno è vero, abbiamo chiamato Antologia degli Ignoti, perché più ignoti di così credo che si debba solo morire. Siamo soddisfatti dell'opera in sé, abbiamo delle perplessità su altre cose che è complicato dire qui, che riguardano la distribuzione, che riguardano la promozione di un libro di una piccola casa editrice e niente, siamo soddisfatti delle recensioni uscite che sono state positive e anche di alto livello, insomma. E siamo insoddisfatti della visibilità del libro, e siamo soddisfatti e insoddisfatti del lavoro in sé, siamo soddisfatti. Poi c'è da dire, avremmo potuto fare meglio, di più, però a un certo punto, come in tutte le cose, bisogna dire basta. Abbiamo messo punto in fondo e scritto la parola fine e abbiamo deciso che questo era l'antologia degli ignoti, almeno numero uno. Poi se ci viene voglia, ma siamo eclettici, faremo un altro lavoro insieme. Vola la rupe, ma una spezzata, spirita si posa sui rami di una guancia malà, ma ove lontano, vigorei vicini, fa l'ultimo sforzo, ma cade sugli squilli. S'avvicina balzoso un grasso cacciatore, ove in lamenti e lì si infiamma il cuore, prende la mira, esplode due colpi fra i rami, cade un bambino che stava giocando agli indiani. Io dico che è un libro più importante del cibo, questo, in questo periodo di crisi. Ma perché? Perché io penso che ci sia più bisogno di ridere che di mangiare in questo periodo. E noi con questo libro abbiamo cercato di far ridere in maniera, dire intelligente e sciocco, perché quando si fa ridere e basta. Però di far ridere usando, abusando in certi casi, della letteratura. Per cui se uno ama i libri e la letteratura, in qualche modo troverà riferimenti, si divertirà e in un altro e da un altro canto riuscirà a divertirsi a prescindere. Quindi in questi momenti di crisi l'idea di ridere e di sorridere fa meglio che un buon coniglio o un buon prosciutto, come abbiamo mangiato questa sera, ospiti qua ad Argento.